Ragazzuoli, torniamo a Skyrim. Andiamo avanti. Allora, siamo arrivati a questo forte. Abbiamo visto che c'era qua il cadavere di Manto. Anzi, più cadaveri, direi. Ci siamo. Chi è quello cattivone lì di sopra? Pensateci voi, va. Qui c'è stata una strage di manto della tempesta. Sento arrivare delle bufere. Ah, ma ha schiamato pure me. Povero Manto, ma li ha fatti fuori tutti lei. Scatta. Un taglio punk. Conquistato gli stregoni. Avere un attimo la torre di lì. Un po' di oro, guarda roba di solito incidente di. Vediamo se c'è qualcuno di sopra. Bene, andiamo a vedere cosa c'è dentro il forte, cosa ci aspetta. Ui, dove esci? È ancora un principiante. Guarda, un buon baule. Troppo peso. Cazzo, non sono andato in negozio, scusate, ma mi sono proprio dimenticato. Questo qua non posso, fino a quando non faccio le missioni di Barbie, non posso lasciarle giù. Testone. Non mi spiace lasciare giù sta roba qua. Non va bene. È che adesso no. Scusate, facciamolo insieme. Allora, sono forte amalo, che facciamo un giro rapido nei negozi e lascia giù qualcosa, perché altrimenti diventa poi fastidioso dentro non poter prendere la roba, eccetera. Perdiamo qualche minuto, ma pazienza. Torniamo un attimo a Windhelm, poi magari faccio un giro anche a Whiterun in caso. Aspettare. Poi cosa succede qua? Sono io. Vediamo se alle 10 di mattina qua si lavora o che cosa. Sì. Allora, vediamo un po'. Qua la do fre. Tutti dicono che ho le migliori armi e armature.
io e te siamo a posto. Ti serve una corazza o una nuova spada? Vieni da me. Aspetta, io ti conosco. No, non ci conosciamo. Viaggerei di... C'è chi la chiama spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Allora, a te... Ah, ho sbagliato. Quello poteva servire. Cos'è che avevo? 33. 6 libri. Grazie okay. Di tutto. Fiala bianca, vediamo, dare un po' di pozioni. Poi magari faccio un giro agli empori White Run e Riverwood, così ci non liberiamo. Diventerò mai così bravo come il me. Santo cielo. È vero. Il crocevia di acque scure ha bisogno di medicine per i suoi min... Mi occuperò subito di quest'ordine. Tieni, questi septim sono per te. Perfetto, senza volerlo. Ah, così sei un alchimista, eh? Allora, pozioni, vediamo un po' cosa ti posso vendere. Questo sicuramente. C'è anche dell'apnea, sono pieno, eh. Via. Via. Cura ce le teniamo, invisibilità ce le teniamo. Veleno virulento. Un paio di acini, poi grazie a Puma comunque so dove trovarli. Vabbè, anche le pozioni. Ci vediamo. Lasciamo stare. Siamo spediti a Whiterun, all'Emporio. Dall'amico bretone. Ci qua, fammi trovarlo ancora aperto. Sì. Bellator chiude tardi. Che qui a Whiterun c'è un clima un po' più gentile, quindi fanno gli orari un po' diversi alla spagnola. Lavoro per Bellator, all'Emporio. Imperiale, manto della tempesta. Dai un'occhiata. Allora, caro Bellator. Devo comprarti qualcosa, altrimenti... che te sei a posto. Dunque le pozioni le ho date via tutte, sì. Calderone di Arcadia. Merci per tutti i gusti. Hai una... Dai un'occhiata. Ma proprio per tutti tutti? Dato via. Torna pure quando vuoi se ti serve un minuto. Va bene. Sposto a Riverwood, l'altro emporio. Ancora un po'.
Fendal si illude di potermi portare via Camilla Valerius, nonostante continui a ripetergli che è già mia. Vabbè, deciderà lei con chi andare, no? Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante per me. E dov'è? Ti ringrazio. Quando ci sei tu è una bella giornata. Dov'è che è andato ora? Oh. Grazie a queste. C'è chi la chiama spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Allora, pegno di che in questo qua lo tengo. Via, via. Un paio di pozioni giusto per... ne avrei ancora pietre preziose qua. Ci vediamo. Ciao amico. Però insomma un po' di peso l'abbiamo tolto. Possiamo tornare al forte. Eccala. Forte Amal. Vediamo cosa c'è dentro. Come hanno fatto questi pazzoidi qua a far fuori tutti i manto così. C'era un ingresso di qua. Ah, questa è la prigione. Poi il forte dall'altra parte. O magari c'è il passaggio dentro, chi lo sa. C'è qualcuno? Eh sì, c'è qualcuno. Mi stanno attaccando. Sto a posto, Brelin. E i libri adesso non è che mi ricordo tanto bene quelli che sono già stati detti, quelli che no. Che magari qualche missioncina ancora in giro c'è. Alcuni me li ricordo, altri no. Formaggio. Finalmente l'ho già visto. Mago del fuoco principiante. Anche questo principiante. Salvo. Procediamo furtiva. Vuote. No, no.
non aveva pizzicato nessuno qua. Si è visto tutto qua dentro. Bene, nella prigione c'erano soltanto due maghetti principianti. Quindi quelli forti saranno dentro. No, qui la torre, dove era la torre? Allora. Forte Amol. Ma spostato. C'è la palla di fuoco. Baccello. Quanto lo tengo? Avete sistemato la situazione, bravo. Che sparava quindi le palle di fuoco di qua. Mago della tempesta apprendista. Ah, erano in due. Ah, questo è uno stregone del fuoco, già un po' più potente. Salvataggio. Leggono tutto il firmamento. Unità e culti. Bravi, studiate il libro dei Deidra. Cose qua non mi interessano molto. Trovo tutto qua, sì. No, Skyrim, ho sbagliato la porta, forse. Forse ce n'era un'altra, no? Devo controllare. Era questa quella con di fianco il tavolino con il tavolato. Eh sì, era questa qua, quindi è finito qua. Mi sembra strano perché di solito c'è anche un piano in più forse. Vediamo se si può salire. Se invece è finito così. Qualcosa qui in alto. Non dovrei. Fare di meglio. Bravi. Questo è lo specialista della tempesta. L'hanno tenuto sopra di vedetta così.
sprecato. No, sembra non ci sia più niente. Finito qui. Allora, vediamo un attimo, diamo un'occhiata. Questa zona qua del rift potrebbe essere quasi completata. Adesso do un'occhiata magari, vedere se c'è qualcosa qui in mezzo. Riverstead, forse anche più di qua c'è qualcosina qui. Però prima completiamo qua. C'è una pietra. Sì, la direzione è questa qua. C'è la miniera. Anzi, andiamo col cavallo. In mezzo non sembra esserci nient'altro. Ecco un altro forte, guarda. Saltano fuori come i funghi forti, eh. Ui, cos'è? Pietra dell'Atronach. Sopra una parte del danno da incantesimi in arrivo e hanno una riserva maggiore di magica, ma la recuperano più lentamente. No, vabbè, io lascio il mago. È andato a finire il cavallo. È andato a litigare. Andiamo a piedi, va. Altre cose non escono. Bel laghetto. Mistwatch. Bandito di Mistwatch, addirittura ci hanno... Sparisce, adesso vediamo. Purtroppo non c'ho con me la brelina. Ben forniti. Onorerò il mio signore distruggendoti. Vuoi morire? Credo di sì. Cose particolari non ci sono, sono bottiglie dappertutto. Caduto giù. Allora, il perimetro l'abbiamo controllato. Adesso cerco l'entrata. C'è niente. L'abbiamo fatto fuori prima. Lì sono entrato da lì. Ho visto la porta anche però.
Eccolo là in alto. Ah, c'è il ponte. Per tirar giù. Quindi c'è anche una leva, una maniglia. Dove sarà? Qua dentro? Non ci vedo tanto bene però, c'è un po' il colore. Brelin. Dov'è sta maniglia? Si esce, deve essere qui da qualche parte. No, facciamo così. Dai che ce la puoi fare, su. Ha funzionato. Voilà. Boh, non ho proprio visto dov'è il meccanismo. Ah, mi hai seguito? Chissà come hai fatto, hai volato. Sei uno di loro. Ti supplico, devi aiutarmi. Si tratta di mia moglie, Fiola. Credo sia tenuta prigioniera in questa torre. E tu cosa ci fai qua? Scusa, hai ragione. Lascia che ti spieghi. Fiola, mia moglie, aveva lasciato la fattoria per fare delle commissioni, ma non è più tornata. Da allora sono passati mesi e la sto ancora cercando. Ho sentito dire che questi banditi stavano chiedendo un riscatto per i prigionieri. Così ho pensato che potesse trovarsi qui. Sono riuscito a superare le guardie di nascosto e arrivare fin qui, ma non credo di poter procedere oltre. Non sono un guerriero. Ti prego, cercala tu per me. Va bene. Grazie. Non ho molto da darti, ma ti ripagherò con qualche moneta. Una delle guardie ha lasciato cadere questa chiave mentre ero nascosto. Dovrebbe tornare. Che non scoprirai se Fiola si trova qui. Non ho niente da dirti. Ehi, non fare per malosa, okay. Qui ormai abbiamo una serie di omicidi alle spalle che uno in più o in meno cambia poco, eh. Beh. Fagiani. Andiamo di qualche sorpresa. Rimaniamo nell'ombra. Un bel 109 di oro. Salviamo. Sono le trappole.
essere qui. Si vedono delle celle. Da questa fiola. Ci siamo, ci siamo. Ah, un pelo. Allora, da lì, eh? Ma che roba? Dai, cazzo, proprio l'ultimo si rompe. Ola. Qui fiola non c'è più. Dove l'avranno portata? Terrazza inferiore di Mistwatch. Abbiamo la chiave. L'hanno portata su, quindi. No, non è neanche qui. Un'altra torretta con magari annessa una prigione. Oro. Non sono male, sono abbastanza forte. Bene. Ah, qua vedo. Non tagliare. Come mai li uccidono così? Bastoncino dolce. Salviamo. Ancora. Dov'è che sono tutte ste torri? Non le vedevo mica da fuori. Ma che giro.
qualche giro strano. Non mi piace la piega che sta prendendo la situazione. Ma stai tranquilla che qua non... non ci fanno paura. Oddio. Va bene, Montanaro. Chi sei e che cosa ci fai nella mia torre? Fiona, come puoi conoscere questo nome? Krister, è qui. Sarà mica lei. Quell'idiota è mio marito. Io sono Fiona, o meglio, lo ero. Non capisci? Ho lasciato quello stupido. Sono tornata a casa, a Skyrim, e ho trovato questi banditi. Non ci ho messo molto a impormi e rimetterli in riga. Ora tutte le lame libere da qui a Windelm fanno la fila per unirsi a noi. Sì, una volta. E non hai sentito tutto? Piuttosto che tornare, preferisco morire. Sì, dai, non voglio... Non so, non mi aspettavo che mi seguisse fin qui. Liberati di lui e basta. Ma non ucciderlo. Io non lo odio. Voglio solo che torni alla sua fattoria e si dimentichi di me. Prendi la mia vera nuziale. Solo Stun sa perché l'ho conservata. Lui la riconoscerà. Digli qualsiasi cosa possa convincerla ad andarsene. L'anello stesso vale qualcosina. Tienilo come ringraziamento per aver spezzato l'ultimo legame con un passato da dimenticare. Va bene, Montanaro. Chi sei e che cosa ci fai nella mia torre? Non mi aspettavo di rivederti. Cosa ne è stato di quel rimbambito di mio marito? Andiamo a rispazzolare un po'. Non mi aspettavo di rivederti. Cosa ne è stato di quel rimbambito di mio marito? Forse è la prima volta che non uccido un capo dei banditi. Va buono. Sì, andiamo qui da quello là. Sì. Tiriamogli la fregatura. Aspettate un secondo perché mi sembra di aver visto qualcosa. Controllato. Sì. Maestro, dove sei? Che strage, come sempre. Eccolo qui. Che novità ci sono? Perché Fiona non è con te? È morta, ma ho trovato quello. Gliel'avevo dato il giorno del nostro matrimonio. Divini, aiutatemi. Non può essere vero. Mi dispiace. Tieniti pure l'anello. Sarebbe un peso troppo grande per il mio cuore. Soprattutto ora che devo proseguire il mio viaggio da solo. Grazie di tutto. Ah, che palle, che fai rapporto a Fiora. Perché? Troverò il colpevole.
Dov'è? Ah, eccola qua. Oh, sei tu. Non pensavo che ce l'avresti fatta senza aiuto. Hai risolto il problema con Krister? Sì. Ma come... No, lascia perdere. Non voglio saperlo. Mi basta essere libera da quell'omuncolo. Sono in debito con te e ho intenzione di ripagarlo. Un giorno ci rivedremo. Per adesso, grazie e buona fortuna. Quindi potrebbe arrivare un aiuto inaspettato in un momento difficile. Va bene, ragazzuoli, 40 minuti. Possiamo anche chiuderla qui. Allora, l'idea adesso qual è? Andare verso di qua. Vedere se c'è qualcosa. Però sono delle montagnazze. No, quelle sono di lì. Devo girarmi così. Sì, proviamo ad andare un pochino avanti, vedere se esce qualcosa oppure se la zona lì è tutta vuota. Se c'è magari una caverna, però devo segnalarla. Quindi... che vuole ha fatto? Forse era quell'orso lì. Salviamo. Incredibile, che vuole ha fatto? Sono sti laghetti coi geyser, ma non... un bagno caldo. Ma c'è un gigante qua. Allora, gli è morto il mammut. Tu uccido il gigante. No, qui non c'è più nient'altro. La torrettina lì. Andare avanti a dormire, scemo. Nessuno può fuggire. Userò il mio signore distruggendoti. C'era un forte... fortificazione gigante, perché prendeva tutto questo spazio qui. E poi per un qualche motivo è crollato tutto. Quindi ricapitoliamo un attimo. In tutta questa zona qui non dovrebbe esserci più niente. Da quale montagna, tutto quello, tutto il rift. Forse può esserci qualcosa qui in mezzo. Ripartire da qui un attimo. Dare un'occhiata in giro. C'è qualcosa, ci avviciniamo e poi lo facciamo la prossima volta. Se non c'è niente,
cominciato a capire un attimo dove, da dove ripartire. Magari a nord di Windelm. Ecco, c'è una caverna. Vediamo dove stiamo andando. Sì, ha senso. Quindi la cerco, mi metto lì. Sei un viandante, devi avere così i barba grigia. Ho sentito che trascorrono l'intera vita senza pronunciare pellegrino. No, devi essere uno dei pellegrini diretti a Rothgarant. Non esiste altro motivo per passare. Un lavoro onesto frutta denaro. Ah, questo è mezzo il grano. Ma certo, vai via, come fanno tutti. Hai qualcosa di interessante da raccontare? Mia figlia mi sta facendo impazzire. Bastred, volevo parlare. Vedi quei guerrieri di Amberfell? Hanno delle spade che ho visto. Ah, questo è Bastred. Vabbè, va. Andiamo verso la caverna. Ah, giusto, da qui che partiva il... cammino lì verso... Va bene. Allora si è fatto fuori il cacciatore. Allora ragazzi, io lo chiudo qui e la prossima volta ripartiamo e facciamo la caverna e poi decidiamo un po' dove andare. Saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao.